Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù vide un uomo chiamato Matteo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: "Seguimi". Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori, e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: "Come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?" Udito questo, disse: "Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire: misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori." Parola del Signore. Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Chi era Matteo? Un esattore delle imposte che riscuoteva le tasse per i romani. Immaginiamoci come gli ebrei, che già pagavano la loro decima parte per il tempio e la religione, come potevano considerare gli esattori delle tasse, peccatori. Infatti nel Vangelo troviamo che le due categorie che per antonomasia venivano considerati peccatori erano le prostitute e i pubblicani, loro i pubblici esattori delle tasse. E inoltre, dato che avevano grande disponibilità di denaro liquido, spesso lo davano in prestito ad usura. Infatti i capi farisei si lamentano rivolgendosi ai discepoli di Gesù: "Come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?" E qui entra in campo Gesù, che, conoscendo quanto stavano dicendo, interviene ad affermare il proprio ruolo di Messia Salvatore, che perdona con misericordia quanti si lasciano convertire da lui e cambiano sinceramente vita. "Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori." Noi ci riteniamo più giusti degli altri? Interroghiamo la nostra coscienza e chiediamo perdono a Gesù affidandoci al suo cuore misericordioso.